È stato terribile. Mi sono ritrovata abusata emotivamente e fisicamente tutto il tempo. Voglio riuscire a dormire la notte senza dover prestare attenzione al rumore della porta e senza chiedermi se tornerà a casa di buono o cattivo umore, o se sarò picchiata o no. Ci siamo conosciuti grazie alle nostre famiglie. Era veramente una brava persona. Era molto amorevole con me, mi riempiva di regali e sorprese. Al mio compleanno c'era tutto ciò che ci si può aspettare da una coppia che si sta per sposare. Sembrava troppo bello per essere vero. Sembrava tutto perfetto e sembrava la cosa giusta da fare. Poiché avevamo appena comprato una casa, decidemmo di andare via solo per un weekend e aspettammo un anno intero prima di andare in luna di miele. Quindi, grazie a Dio, il mio matrimonio era ok. I miei primi 4 giorni furono fantastici, ma un giorno mio marito tornò a casa molto tardi e provai a chiamarlo perché volevo spendere più tempo possibile con lui. Ma il suo telefono non prendeva e quando rientrò a casa gli chiesi cosa fosse successo e a quel punto presi il mio primo schiaffo. Ci eravamo appena sposati e lui faceva finto che non fosse successo niente. Io ero un po' scioccata, pensando che nemmeno mio padre faceva così e forse quindi era solo quella volta. Ci ho parlato ed era molto dispiaciuto, mi diede un bigliettino di scuse ed un regalo. Passarono 2 giorni e non feci bene il letto, si arrabbiò con me e mi diede il mio secondo schiaffo. La sua vita familiare era molto diversa dalla mia. Veniva da una famiglia enorme, ben conosciuta, e andai a casa dalla mia ex suocera. Non riuscivo a credere a cosa stava succedendo e pensai che ogni famiglia è diversa e ha la sua idea su cosa è giusto o sbagliato. Ancora oggi mi chiedo se la mia ex suocera fosse stata abusata da suo marito o da suo padre. Era orribile, semplicemente orribile. Mi sono trovata fisicamente e emotivamente abusata tutto il tempo. Nei mesi in cui sono stata coi suoceri ho vissuto molta violenza. Mi sputò addosso perché gli diedi un tè freddo e mi disse di rifarlo. Ma i livelli di violenza stavano aumentando ed io lo accettavo. Uno schiaffo è accettabile, essere tirata per i capelli è accettabile, ma essere picchiata con una mazza o una scarpa non è accettabile. Se un giorno mi colpiva solamente, la prendevo come una bella giornata. Ma se c'era sangue versato, allora non era una buona giornata. L'ho trovato ad abusarmi quotidianamente, dall'abuso fisico a quello sessuale. Sta venendo a prendermi dalla stazione e arriverà un'ora in ritardo. Ho troppa paura per tornare a casa da sola perché so cosa mi aspetta a casa e se no sto semplicemente lì ad aspettare. Cose così controllano il mio comportamento. Però quando si trattava di andare alla moschea era buono. Tutti lo amavano e pensavano che fosse il marito perfetto. Ho trovato la sua personalità cambiata, ho perso il mio sorriso, è semplicemente morto. Sabato pomeriggio il mio ex marito era appena tornato a casa. Erano le 3 del pomeriggio e voleva il tè pomeridiano. Lo stavo facendo per lui. Glielo portai al tavolo e accidentalmente feci cadere uno dei cupcake. Capita. Stavo tremando. Prese il piatto e lo buttò a terra. Cadde tutto il cibo e lui mi ordinò di mangiarlo. E io lo feci perché non volevo essere picchiata. E mi disse: è perché sei un cane ed è questo il modo in cui mangiano i cani. Dopodiché mi prese a calci così forte da farmi tossire sangue. Non mi lasciò neanche andare all'ospedale.
ho approcciato un membro di una comunità ben conosciuta nel centro di Londra e gli ho spiegato cosa stavo subendo. Egli mi disse che dovevo provare a parlare con mio marito, ero incinta da molto tempo. La mia storia è stata finalmente ascoltata quando sono andata da Sayed per chiedere aiuto. Mi ricordo il primo battesimo di mio figlio. Era così felice, gli volevo far vedere quanta passione avevo per la religione. Spesso noi preghiamo perché dobbiamo. Io pregavo perché volevo veramente l'aiuto di Dio. Una notte stavo dormendo, avevo cambiato tutte le serrature, ho sentito un colpo sulla porta ed era lui. C'era molto rumore fuori, così ho pensato di farlo entrare, perché mio figlio si sarebbe potuto svegliare. Erano le 5 del mattino e quando è entrato mi ha chiesto se fosse tutto ok. Gli risposi che dovevo andarmene e che avevo bisogno di un po' di tempo per pensare e lui sembrava capire. Poi andò in bagno e stava per fumare l'hashish, ma gli dissi che non era l'ideale per nostro figlio inalare quei fumi e fu così che iniziò tutto. Mi diede uno schiaffo, mi trascinò in camera e mi disse: come ti permetti di chiedermi dove sono stato e di dirmi cosa fare? Pensi che non sia un bravo padre? Disse: senza di me non sei nulla, so che stai parlando con le persone. Ma non era vero, anche se era convinto che l'avessi fatto. Mi disse che avevo due opzioni, potevo andarmene o restare lì e tutto sarebbe migliorato, che sarebbe cambiato. Già mi aveva schiaffeggiato, ma ho pensato al nostro passato e gli ho detto che me ne sarei andata e probabilmente era la cosa peggiore che avrei potuto dire. Ha iniziato a colpirmi e a colpirmi di nuovo e non si fermava, ha bloccato la porta, poi è tornato e ha ricominciato a colpirmi di nuovo. Ha preso uno strumento e mi ha infilzato 3 volte sul braccio, sul petto e sulla gamba ed ero semiconscia per tutto il tempo. Ho trovato che tutto aveva cambiato colore e dopo mi ha stuprata. Mi ha detto: dopo pulisci tutto, amore, vado al lavoro ora, e se ne andò. Dopo questo incidente ne avevo abbastanza, ero così stanca degli abusi ed ero preoccupata per la sicurezza di mio figlio e decisi di chiamare gli assistenti sociali per avere qualche consiglio. Dal momento in cui ho messo piede nel tempio sacro di Bibi Zainab al momento in cui sono uscita, non ho mai smesso di piangere. Volevo rimanere lì per sempre, pensavo di aver trovato finalmente un posto a cui appartenevo. Mi sentivo molto amata. Ho dovuto lasciare mio figlio con mia madre. Ringrazio Bibi Zainab per tutto l'aiuto che mi ha dato e per avermi dato la forza per andare avanti. E le ho chiesto perdono nel caso avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ho deciso di rimanere lì per altre 2 settimane. Sono andata a Zihad in Siria, è stato incredibile. Mi ricordo di quando stavo sull'aereo e stavo piangendo così tanto che la donna accanto a me mi chiese se mia madre fosse morta. E risposi di no, ma stavo partendo e mi sentivo che stavo lasciando mia madre a casa. La prossima volta ci tornerò con mio figlio perché voglio che mio figlio veda che è stato lui a farmi andare avanti. Anche ora, quando siamo nel traffico, lui mi dice di non preoccuparmi perché Bibi Zainab mi aiuterà. Mio figlio è incredibile, la mia stella, il mio soldato. Ho insegnato a mio figlio che una donna è come un fiore e per questo devi trattarle con talmente tanta delicatezza perché i petali possono cadere molto velocemente.